Via libera del Consiglio regionale al lato unico calabrese. Smaltimento rifiuti e sistema idrico integrato saranno quindi gestiti direttamente dalla Regione Calabria. La nuova autorità, quindi rifiuti e risorse idriche della Calabria, diventa realtà. Il Consiglio regionale della Calabria approva definitivamente la proposta di legge di iniziativa della Giunta promossa dal governatore Occhiuto. Questa volta, dopo il flop della seduta del 13 aprile scorso, quando un blitz della minoranza sul colmo per varare il testo aveva colto impreparato il centrodestra, tutto invece fila liscio. La maggioranza di centrodestra non si fa prendere in contropiede e porta a casa la riforma in materia di acqua e di rifiuti. La nuova legge che disciplina in materia unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici ambientali è stata approvata con 22 voti a favore, 7 contrari ed 1 astenuto. Nessuna sfasatura e nessuna assenza pesante per la maggioranza, al contrario si sgrana la minoranza che si divide in 3 linee: chi si astiene, come Davide Tavernise del Movimento 5 Stelle, chi vota contro, come Amalia Bruni e Dema del PD, e chi vota a favore, come Francesco Afflitto del Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la creazione di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria, sia per il servizio idrico integrato, sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'istituzione anche di un unico ente di governo per i predetti servizi, cui parteciperanno obbligatoriamente tutti i comuni della Calabria. Abbiamo ritenuto rinviarla per evitare che ci possano essere dei ricorsi che in qualche modo allungavano i tempi, e quindi non possiamo assolutamente permetterci il lusso di perdere delle risorse che ci consentono di adeguare tutta una serie di cose che effettivamente ritengo che la Calabria ne abbia bisogno realmente, al di là delle polemiche che possono poi verificarsi in aula. L'opposizione fa il proprio lavoro e quindi noi per quanto riguarda l'obiettivo che ci siamo prefissati l'abbiamo raggiunto e quindi andiamo avanti nell'interesse dei calabresi. Grazie. Sì, abbiamo presentato degli emendamenti a mia firma e a firma dei colleghi Crinò, Gelardi e Cirillo. Sono buona parte emendamenti di tipo ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Quello più importante si riferisce all'introduzione della città metropolitana all'interno del Consiglio direttivo. Un altro emendamento di carattere ordinamentale però che in qualche modo regolamenta il collegio dei revisori, che si passa dal revisore unico a un collegio di revisori di 3 componenti con la durata di 3 anni che non può essere rinnovato. Era troppo importante per rischiare magari di avere dei ricorsi per non approvarla, perché da questa legge dipendono cospicui finanziamenti, quindi il futuro soprattutto dell'idrico, i finanziamenti sull'idrico della Calabria. Ovviamente abbiamo fatto ricorso a questa seduta suppletiva, però è andata bene, una bella discussione, abbiamo avuto non 21 voti come richiedeva la presunta norma su questa legge, bensì 22, quindi un voto di fiducia, un voto di stima, quindi va bene così. Sono stati accolti, diciamo, quasi 2 emendamenti su 3, il primo sui revisori dei conti, che avevamo proposto di creare un collegio dei revisori, quindi con 3 membri, invece la legge originaria, la proposta di legge prevedeva un solo revisore, è stato approvato, adesso si passerà a 3, poiché a mio parere, poiché questa multi utility andrà e avrà la possibilità di accedere a diversi finanziamenti per miliardi di euro, è giusto che ci siano più teste e più persone all'interno del collegio dei revisori che possono andare quindi ad acquisire tutte le informazioni che serviranno in futuro. E poi non ho assolutamente votato favorevole, poiché l'emendamento più importante, quello che prevedeva la nomina del direttore generale
così come previsto anche nella multiutility dell'Emilia Romagna, che in Emilia Romagna è votato dal comitato d'ambito, cioè dai sindaci, qui invece viene nominato dal presidente della giunta, che a mio parere diciamo, porterà questa multiutility in mano ad una sola persona di fiducia del presidente, che quindi non dà e non va in direzione di un segnale di coinvolgimento dei sindaci, coinvolgimento che i sindaci hanno richiesto a più riprese in queste settimane.